Buongiorno a tutti, pure Sì, a te. pure a me che proprio sono l'ultimo a meritarlo. Non è vero, anzi, lui è molto fortunato. Non È vero. sapete cosa è successo a casa sua. Averti conosciuto, sono fortunato. Ma veramente. Ieri mi ha fatto vedere una cosa e poi abbiamo Incredibile, questa è notato una cosa una cosa strana. che lei mi ha fatto scoprire, tra l'altro, che c'è di più di quello che avevo scoperto io. Una cosa incredibile, trascendentale. Ultra esotica, non c'entra niente, però è fortissima. Guardate qua chi c'è. Guardate Allora, intanto qua chi c'è. abbiamo. Buddha. Il Buddha. Ve lo ricordate questo? È in un video di Maurizio. Guardate qua. Ecco, adesso lo metti così. Guardate queste ombre qua. Ricalcano praticamente le mani del Buddha. E mettiti qua davanti che si vanno a combaciare. Lo Sì. vedete? Vai giù, vai giù. Aspetta. Vai giù e io lo vedo meglio così. Vedete? Sì. Aspetta, Allora, stai lascia. prendendo Sì, tutto lo infatti, lascia specchio. un attimo. Ecco qua. Vedete come combaciano? E praticamente se leviamo il Buddha. Aspetta, Spiega come si è formato mo, tutto ciò, adesso. perché sembra che non hai Vedete? pulito lo specchio. No, sono le mani. Vedete? Proprio questa figura stessa stampata sullo specchio. Ebbene, questo mobile era in un'altra casa, non questo mobile, uno un po' più alto, e corrispondeva praticamente alla stessa forma del Buddha, solo che il Buddha era tirato più avanti. Ora ditemi voi come questo specchio, che non è macchiato, Certo, è non è proprio così, macchiato. è ossidato, diciamo, nel suo interno, invece col Buddha davanti, in questa zona, Ha non si è ossidato ricalcato. perché qua c'era spazio. Era come in una specie di mobile così, lui stava così. Com'è possibile questa cosa, secondo voi? Ecco, E poi cosa ho notato io? Cosa che ti ho fatto notare ieri? prendo un po' più di là, che se non si vede niente. Eccoci qua. Cosa ti ho fatto notare io ieri Mi hai invece? fatto notare una cosa ancora migliore, che sarebbe questa. Se andiamo a vedere bene, ok? Partono delle linee di forza energetiche, che forse non si vedranno E ora con... lo facciamo vedere, magari alla fine rifaccio Sì. un'altra Fai inquadratura. ecco, se vai così, praticamente ci sono queste linee di forza che sono come un campo, vedi qua, guarda, Come toroidale, sì, cioè un campo c'è un'energia magnetico. che emana dal centro. Questo è incredibile, ragazzi. Voi come lo spieghereste? Questo Forse è c'è incredibile. effettivamente qualcosa di invisibile, un Esatto, mondo si non ricollega. parallelo. Aspetta, perché ha visto lo zoom, mi sa qua. Sì, un pochino. Eccolo Infatti, qui. Il vediamolo, se no non si vede niente. piccolo qui. Praticamente si spiega col fatto che tutto è vivo, anche il Buddha soprattutto. Questo Buddha, secondo me, siccome è stato preso da zone spirituali, secondo me era carico Sì. di energia. E noi Sì. sicuramente abbiamo un'anima, no? O no? Io vabbè, faccio eccezione, ma tu che sei così splendente e raggiosa, hai quell'anima Grazie, ciao. che emana. E hanno fatto degli studi proprio dal cuore, c'è un corpo toroidale, Un campo toroidale, sì. Ma esatto, un corpo proprio energetico toroidale che ha proprio la forma di mela, una specie di mela, proprio così, e si irradia, quella è detta l'aurea, che c'ha proprio dei colori, no? poi sembrano anche le ali di una farfalla, Una no? Se ci farfalla, guarda. pensi. Quindi sono proprio questi colori, metti un po' più così che ci beccano meglio. Ma che te ti cade? Che c'ha questa? Ah, che bello quel Buddha lì. Bello, bella te. E quindi è tutto così, questo mondo è impregnato di campi di forza, no? Per quello che tu quando vedi una persona dici a pelle, questo mi sta simpatico, antipatico, perché non lo conosci, eppure c'è Cosa che uno te lo fa scontro che percepire? con tante persone stiamo male, no? Ci ha toccato. Con te invece cos'è stato? Una favola, Si è fatto una tu dormita dici. Stanotte di stanotte? Ha solito non fatto dormo mai, sta. stamattina alle 9:30, mannaggia, mi sono E io invece mi sono svegliato. svegliata prima. Lo vedi, è perché si compensano questi raggi. Sì. E poi è tutto così, se ci fai caso, c'è questo Matrix, no? Perché in questo mondo noi vediamo solo la superficialità, ma è pregno di roba, tant'è vero che altri animali vedono cose che noi non vediamo, no? Hanno, non so, vedono gli infrarossi, eccetera. E noi stiamo qua e dobbiamo cercare di capire. E ci sono persone più intuitive che Sì. riescono a capire delle situazioni rispetto ad altre. Però ad un occhio più intuitivo, questo mondo è più manifesto, diciamo, come io che ho visto Esatto, hai queste visto? linee. Però anche te, se fossi stata un'altra persona, non avresti ricollegato che qua c'era proprio la Sì, forma sì, sì. del Buddha. Quindi è Invece proprio perché questo siamo in questo proprio mondo. è incredibile perché praticamente ha protetto, ha manipolato la formazione di molecole
che hanno ossidato lo specchio all'interno. Chissà perché, perché c'è lo spazio qua, come gli agenti fisici qua influivano alla stessa maniera. Eppure lui ha emesso delle onde, probabilmente, un'energia, perché tutto è energia qua, c'è scambio di informazioni con le onde elettromagnetiche di varia natura. E quindi è forte, è per quello che poi ci sono degli indizi e noi vediamo sempre delle cose. Io per esempio vedo i numeri sempre uguali, 22, 22, tutte le sere, quasi spesso, insomma, con il mio amico Pietro Svelto che saluto, abbiamo Ciao queste Pietro. intuizioni. Eppure tu l'hai detto, no? Hai tutta Sì. intuizione e tutte sincronicità. Cose che arrivano in Le concomitanza. sincronicità, me ne stavi Sì. parlando prima, no? Cose che, ne so, dici una frase e la televisione, boom, dice la stessa frase. Sono cose magiche, particolari, che però svelano questa Matrix, come vedevano, sai, in Matrix, proprio il film, vedevano tutte queste scritture così. E chi è intuitivo riesce a capire queste scritture, no? Negli Oltre quei indizi. Eh? pixel, È no? vero o no? Quindi, vi salutiamo. Dacci una speranza che non siamo matti. Ma quella speranza non c'è. C'è una consapevolezza interiore, una fede che ti Esatto. fa, che ti dà poi la risposta, no? Quindi viva Simona Psiche che mi è venuta a trovare. Io la do un bacino. Che bellina che è. L'ho schifezzata tutta, però. È il tuo destino sincronico. Un bacio a tutti. Ciao, ciao ragazzi. Ecco, così si vede. Bravo. Ha voglia. Ok, qua si vedono anche le linee che partono, che vanno di così e Bellissimo. su in questo modo, tipo un vulcano.